E allora siamo come sempre il martedì in compagnia della nostra Sara Sfregola. Buongiorno Sara. Buongiorno a voi. Oggi meravigliosamente, veramente anticipiamo l'estate per due ragioni. Uno perché vediamo una sfilata estiva, due perché parliamo di bambini e quando ci sono i bambini di mezzo c'è sempre la primavera, c'è sempre L'allegria. l'estate, c'è sempre l'allegria e ci piacerebbe pensare che sono tanti i bambini che vivono così. È un pensiero, lo so, non è proprio quello che accade, anzi, non è la realtà, però insomma, ogni tanto questi voli pindarici ce li possiamo anche permettere. E allora partiamo subito con le immagini, commentiamo con la nostra Sara, vediamo questa sfilata dedicata ai bambini e vediamo che cosa vedremo quest'estate, che cosa viene proposto e come la moda si occupa dei nostri bambini per il periodo estivo. Prego, Sara. Quindi per quanto riguarda l'abbigliamento da bambino, non ci sono molte differenze, no? Perché Vero? solitamente per i bambini si cerca sempre di scimmiottare un po' l'abbigliamento dei Degli grandi per adulti. quanto riguarda anche i colori. Logicamente le forme sono molto più comode, quindi il colore nell'abbigliamento da bambini è sempre più spiccato. Se nella donna magari ci sono degli stilisti che adottano delle tonalità più tenui, nel bambino invece si cerca sempre di utilizzare i colori più brillanti, no? Lampi, Perché certo. raffigurano l'allegria, quindi il massimo anche della gioia, no? Quindi vedi, questi abbinamenti noi li abbiamo visti anche nelle sfilate della donna. Vero. Qui li vediamo ancora più brillanti, magari col fondo bianco, quindi blu elettrico con il fondo bianco, Che ti dà meraviglia. un effetto più allegro. Senti, anche qui vedo, come giustamente dicevi tu, e sono d'accordo, a supporto, no? Queste linee ampie e belle morbide, no? Guarda, vestitini in linea corolla anche per quanto riguarda i piccoli, queste gonnelline tutte arricciate, quindi anche molto corte perché logicamente per i bambini le lunghezze sono più limitate. L'abbigliamento, vabbè, questa è una linea abbastanza alta, non è abbigliamento prêt-à-porter, quindi è già un Già, livello più beh, sì, insomma, alto. riconosco se sono abiti più da cerimonia, Sì, diciamo, sì, forse, perché, sì, beh, questo sicuramente lo è, carinissimo questo, sì. sicuramente lo è, però questi bianchi, questi pizzi, questi merletti, no? Sì, sono Ma che carina. molto, molto carini. Vabbè, ho preferito anche, qua logicamente è moda italiana, ho preferito gli stilisti italiani in questa puntata perché ci avviciniamo al periodo delle comunioni, quindi Giusto. dei matrimoni. Matrimoni, vero? Quindi magari la mamma oppure anche i nonni che vogliono fare dei regali ai propri nipoti, no? Abbiano le idee un po' chiare su quello che eventualmente si andrà ad acquistare nei negozi. Carini, che carina, che belli che sono. Guarda, questa è una rivisitazione anche di abiti da comunione, perché non sempre magari le mamme acquistano l'abito tradizionale, no? Magari si vuole comprare quell'abito che comunque è d'effetto per quando è scenico, per quanto riguarda la cerimonia all'interno della chiesa, però poi è sfruttabile anche dopo la Brava, cerimonia. Quindi in quel esatto. caso il colore anche per la cerimonia ormai è di uso, no? Quindi si usa a utilizzare magari il vestitino bianco con cinture molto colorate. In questo caso Ma che bella! si utilizzano molto i Bellissima. colori di mare, guarda il verde Che mare, quindi bello! Beh, abbiamo verde visto l'azzurro, il smeraldo. bianco, il verde. Beh, d'altronde, insomma, se non si fanno indossare questi colori ai bambini, voglio dire, poveri noi, siamo proprio nel buio più totale. Ma Guarda, i questo è tessuti sono anche questo è bellissimi. elegantissimo, questo No, vestitino, ma poi è bellissimo vedere questi vestiti addosso a queste bimbe, no? Poi hanno anche Guardate una che belle maestria nell'indossare. nell'indossarlo, guardate anche le scarpette, quindi sotto anche un abito importante, tra virgolette, quindi da cerimonia,
giustamente non si può perdere di vista la praticità e la possibilità anche di sfruttare poi certo, questi vestiti, che comunque deve avere il piacere, la gioia di zompettare, di correre, di camminare e quindi di sentirsi completamente a suo agio nell'abbigliamento proposto. Beh sì, diciamo che questa è una bella idea che hai avuto, perché effettivamente è vero, andiamo incontro al periodo delle grandi cerimonie, quindi le comunioni, i battesimi, i matrimoni, nel periodo della primavera e dell'estate si può sicuramente prendere una di queste idee, insomma, anche per rendere alternative, per rendersi conto su che cosa puntare anche, no, nell'acquisto. No, ma anche perché sono vestitini molto pratici per quanto riguarda le forme, no? Quindi non sono quei vestitini solitamente ingessati, il vestitino aderente, quindi anche non molto pratico per il movimento del bambino stesso. Sono linee molto ampie. Senti Sara, i tessuti, stavi dicendo, insomma, guarda, i tessuti... sono alti anche come livello. Abbiamo visto precedentemente gli organze in seta, quei tessuti che davano l'effetto della luce. Infatti, guarda, qua notiamo questi tessuti molto lucidi, e la lucentezza viene data dalla seta. Quindi per questo ti dicevo, la linea è alta, no? Quindi anche i costi non sono molto bassi. Infatti... Guarda, quello che tu dici è vero, però è anche vero che guardando le casistiche, una delle aree e degli ambiti della moda italiana dove non c'è stata nessuna perdita, ma addirittura un incremento, è proprio l'abbigliamento dei bambini. Perché infatti, generalmente, beh, il punto di vista, poi noi qui al sud, figurati, la mamma, una mamma può limitare per se stessa. O sceglie, diciamo, guardando anche il costo per se stessa, ma non limita sicuramente la scelta per un bel vestitino per la propria bimba, il proprio bimbo. Se poi è protagonista della giornata, dell'evento, della festa, quello che è, non, lì veramente non si bada a spese, si fanno sacrifici, salti mortali pur di... Senti, però io concordo in queste scelte, specialmente per quanto riguarda il bambino. Mettiamo la cerimonia della comunione, no? Acquistare un abito che sia magari 100% poliestere, io sono magari bellissimo nell'apparenza, ma in realtà è molto pericoloso per un bambino. Potrebbe, perché in quelle occasioni ci sono candele il poliestere o l'acrilico prende immediatamente fuoco, quindi sottoporre anche il bambino a questi rischi, io preferirei evitare un discorso diciamo del genere. Anche che il fatto che magari i bambini poi giocano, saltano, sudano, avere non questa, sono traspiranti, esatto, sono avere soggetti ad allergie, sulla pelle, infatti, può effettivamente poi scatenare delle reazioni. Sì, ma secondo me, sai Sara, proprio detta proprio fuori dai denti, non è neanche quello, è ovvio che è incluso che se tu vai a comprare un abito in una determinata boutique per bambini o di una determinata marca, trovi automaticamente la qualità. Insomma, delle volte, no? Ho dei dubbi a tale proposito, perché molte volte si lavora sull'apparenza per contenere i costi, perché a volte grandi marchi investono molto in pubblicità, quindi in pubblicità che vengono messe su grosse riviste, quindi hanno dei costi, quindi devono ammortizzare questi costi, no? E logicamente hanno un'ambizione anche di un utile. Mi fa strano credere che insomma sull'abbigliamento dei bambini... C'è molto sintetico molte volte. È vero? Molto sintetico, anche guarda, è semplicissimo, per dare l'effetto della lucentezza non sempre si trova la seta, molte volte abbiamo il poliestere, perché il poliestere tende a dare quell'effetto luminoso, quindi l'organza in seta ha dei costi molto elevati.
Quindi per questo un abito da comunione è ampia, delle ampiezze, no? E quindi ci vuole più metraggio e quindi molte volte si preferisce utilizzare dei tessuti sintetici. Poi anche le ampiezze che vengono messe sotto le gonne molte volte sono fatte con tulle, quindi tessuti che devono riempire e dare supporto alla stessa gonna. Certo, quindi i metraggi dei tessuti aumentano, quindi guarda, in questo caso ci sono balze, sovrabbalze, quindi i metri di tessuto ci sono su questi vestiti. Il cotone molte volte nella cerimonia non viene preferito perché il cotone non ti dà la lucentezza all'abito. Quindi non è detto, a volte anche in marche prestigiose possiamo trovare il poliestere. Solo un occhio competente riesce a capire già con il tatto se è un tessuto di fibra naturale o meno. Beh, poi ci sono sempre le indicazioni, no? All'interno dell'abito dovrebbero essere indicati. Sì, però a volte le etichette non è facile trovarle perché vengono messe anche in punti strategici, no? Perché ti dico io personalmente che vado a spulciare l'etichetta, molte volte mi è difficile trovarla. Perché mettiamo ad esempio nell'abbigliamento maschile, a volte l'etichetta viene inserita all'interno del taschino, cioè del taschino, della giacca, quindi tu giri, rigiri il capo e immagina anche una situazione imbarazzante, no? Stare all'interno del negozio con la commessa, il titolare che ti guarda e tu sei là. No, io l'unica scusa che ho trovato per soffermarmi un po' sull'etichetta e dire scusa, sono allergica al sintetico, quindi ho la necessità di controllare se effettivamente c'è una percentuale alta di sintetico o meno. Certo, è chiarissimo. Senti, ma comunque trovo anche decisamente intelligente l'idea di fare un abito da cerimonia che poi possa essere sfruttato ancora in altre serate o altre feste, specialmente d'estate, dove può capitare di andare a ballare, infatti, di portarsi dietro insomma i propri bambini, oltre che a delle cerimonie. Quindi dare la possibilità, beh, almeno di per una stagione, spesa, perché poi sappiamo costi. I bambini crescono generalmente, l'abito dell'anno prima non è più adatto, non si adatta più esattamente se non con delle modifiche all'anno successivo, perché viva Dio, i bambini crescono, si trasformano, cambiano fisionomia, quindi insomma l'idea di investire in un buon capo che poi debba essere utilizzato una volta sola non è molto conveniente, mentre qui abbiamo visto insomma queste idee e anche una bella sera d'estate un abito di questo tipo e il bambino si troverebbe sicuramente a suo agio e farebbe la sua bella figura. Bene, beh, insomma, io penso che magari qualcos'altro sui bambini la possiamo ancora vedere, poi passeremo, mi piacerebbe molto vedere invece la moda estiva per l'uomo 2015 e poi arrivare come al solito alla fine dei nostri appuntamenti parlando di costumi, perché parliamo anche di se mare. Forse dovremmo un po' anticipare, perché sai, tra un po' secondo me le vetrine saranno inondate, quindi sapere quali sono le tendenze per chi ama ovviamente seguire la moda anche nell'ambito del mare, i colori eccetera, appunto, intero, due pezzi, brasiliano, insomma questa roba qui è una curiosità che vi piacerebbe porgere alle nostre amiche a casa. Grazie Sara, grazie mille, grazie. Ti auguro una buona giornata, così come la auguro a voi cari amiche, l'appuntamento con me a domani come sempre, mi raccomando non mancate qui su Amica 9 e dove se no vi aspetto e buona giornata. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro, dicevano che era brutto invece il sole è d'oro, saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena, a volte gira bene, a volte gira male, buffo, non so nuotare, faccio un tuffo, mi immergo e poi respiro con la testa fuori, galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori, oh yeah, ecco.